Ciao Emilianissimo e grazie per la linea! Come va? Bene, allora, oggi siamo in collegamento da Cadoneghe, in provincia di Padova, perché abbiamo incontrato la cantante lirica più brava di Cadoneghe, quindi faremo un servizio che è intonatissimo! Ebbene, è qua in esclusiva ai nostri microfoni, grazie per averci rilasciato questa intervista. Insomma, ci dica, senta, qual è il segreto della sua bravura? Il suo mistero è chiuso in lei. Ah, allora forse dobbiamo capire qual è il mistero della sua bravura. Proviamo a cercarlo nella quotidianità. Ad esempio, lei, non so, la mattina si alza presto, si alza tardi. Quando si alza al mattino? All'alba! Si alza all'alba. Bene, cambiamo argomento. Allora, sappiamo che si svolgerà a breve il concorso per decretare quale sarà la più brava cantante lirica, non di Cadoneghe, ma di tutta la provincia di Padova. Ebbene, lei che conosce un po' le sue rivali, insomma, ci dica, secondo lei, come andrà questo concorso? Vincerò! Madonna, che fortuna! Avremo qua forse la vincitrice del concorso in esclusiva ai microfoni di TV7 Vertigo! E senta, un'altra domanda. Lei quando canta, quando si esibisce, no? Vede il suo pubblico e quindi sente l'energia. E cos'è che lei vorrebbe dal suo pubblico? Qual è il regalo più grande che potrebbe fare per lei? Nessun dorma! Nessun dorma! Quindi, bello che lei vorrebbe che nessuno dormisse. Grande pagliaccio! Emiliano, io direi che l'intervista la chiudiamo qua, sta prendendo una brutta piega, quindi qui da Cadoneghe è tutto, ringraziamo la cantante, che, come si chiama? Non l'ho neanche chiesto. Il nome mio nessun saprà! Non sapremo il nome della cantante e quindi qui da Cadoneghe è tutto e a te la linea in studio. Ciao!